Dal 3 al 7 di agosto si terranno una serie di iniziative per rinnovare la memoria del sacrificio di Don Aldo Meis, fucilato dai nazifascisti il 4 agosto del 1944, poco fuori Porta Elisa. Nel programma delle manifestazioni sono previste iniziative culturali, musicali, cinematografiche, distribuite tra i comuni di Pescaglia, Lucca e Capannori, i tre luoghi di Don Aldo Meis, che nasce a Ruota nel 1912, è parroco a Fiano di Pescaglia e viene appunto fucilato dai nazifascisti la sera del 4 agosto del 1944 dopo un processo farsa con l'accusa in fondo di aver fatto soltanto il suo dovere di prete, aver dato assistenza ad un ebreo che si era nascosto nella sua parrocchia e aver dato i sacramenti ai partigiani. Questa memoria così alta, così forte, viene rinnovata per iniziativa appunto delle amministrazioni dei tre comuni e dell'Istituto Storico della Resistenza di Lucca, anche per ricordare insieme a Don Aldo Meis i 29 religiosi che vennero trucidati in quel mese terribile, il mese che va dalla fine di agosto fino alla liberazione di Lucca nel 1944. Un prezzo altissimo che viene pagato dalla comunità lucchese, dalle popolazioni del territorio, per l'opposizione intransigente che questi sacerdoti, questi pastori seppero manifestare nei confronti delle volontà illiberali, dittatoriali degli occupanti il nostro paese, la nostra regione, la nostra città in quel periodo.